Attaccare il telefono con lo scotch allo specchio, l'avete mai fatto? Io una volta l'ho fatto. E pensavo che fosse solo mia l'idea. Poi ho scoperto che anche la mia amica Sabrina l'ha fatto di attaccare il telefono con lo scotch allo specchio. Ma io prima non sapevo che lei lo avesse fatto. Io lo facevo per farmi l'autoscatto. Queste idee creative possono venire anche da altre persone. E te magari non lo sai. Poi c'è una cosa che volevo dire. E la cosa che volevo dire è questa, che secondo me non è giusto che solo le ragazze fanno vedere le gambe e si mettono i pantaloncini corti corti. Anche i maschi dovrebbero andare in giro con i pantaloncini corti corti. Solo i maschi hanno pantaloncini fino alle ginocchia e le femmine ce l'hanno sopra le ginocchia. Non è giusto, per me dovrebbero andare sia maschi che femmine con i pantaloncini cortissimi sopra le ginocchia, oppure no? Perché ci deve essere un po' di uguaglianza, sennò sembra che la donna deve sempre farsi mostrare, l'uomo è sempre coperto, e secondo me questa cosa non è giusta. E poi mi sono fatta questo trucco per essere un po' speciale. E ora mi faccio un autoscatto? Autoscatto con il telefono. Ora però il telefono non l'ho messo molto bene. Vediamo. Lo scatto con il telefono. Come lo posso mettere il telefono? Eccoci. Ehi, eccoci qua. Ecco, ora mi faccio l'autoscatto con il telefono, guarda. Autoscatto. Metto i secondi. Che ne so, metto 10 secondi perché da lontano. Ecco, adesso parte. Ecco, qua mi sono fatta la foto. Autoscatto. E un'idea originale che avevo avuto e che ce l'ha avuto anche un'altra mia amica. A lei questa idea gli era venuta qualche anno fa, prima di me, e a me è venuta molti anni dopo, ma senza sapere che a lei gli era venuta per prima.